ho lavorato molto, ho fatto un mese intenso a lavorare mattina e sera per cercare di rientrare il prima possibile, che comunque la parte importante della stagione sta arrivando adesso, quindi volevo rientrare nel migliore delle condizioni possibile. Sono contento del lavoro che ho fatto. Ho cercato di rimanere concentrato tutta la partita, mi sono sentito comunque abbastanza bene. Ovvio che mi manca un po' di brillantezza nella lunga distanza, ma penso sia normale dopo un infortunio e comunque dopo un intervento chirurgico. Mi sono concentrato molto sul loro attacco, perché comunque hanno dei buoni giocatori e il mister mi ha chiesto questo. Ovvio che rispetto al solito ho cercato di gestirmi un po' di più perché comunque era tanto che non facevo una partita intera. Il Milan sta cercando di tornare in alto. Ibra ha aiutato molto noi ragazzi, quindi continuare ad averlo in squadra penso sia comunque fondamentale per il futuro del Milan. Riesce a trasmetterci ancora il senso di appartenenza, il senso del sacrificio e del lavoro. Quindi credo che i direttori, il Milan, abbiano pensato soprattutto a questo, che ci ha dato tanto e credono che possano darci ancora tanto. Quindi è sicuramente un segnale forte. Io e la squadra siamo concentrati sul finale di stagione, quindi pensiamo a queste ultime partite piuttosto che all'anno prossimo. Però è stato un bel segnale dopo magari una giornata un po' così e così per tutti. Non credo molto nel calendario duro o non duro. Tutte le partite sono dure, perché è un campionato, la Serie A, che è sempre difficile, non ci sono partite scontate, devi essere bravo tu a indirizzarle, perché credo che anche nell'ultima partita dovevamo essere più bravi a indirizzarla. Se riesci a indirizzare una partita, poi è più semplice chiuderla. Sono partite ovviamente difficili, ovviamente anche con scontri diretti per l'accesso in Champions League, ma siamo padroni del nostro destino e questa cosa negli ultimi anni non l'abbiamo mai avuta, quindi è fondamentale concentrare tutte le energie possibili fino all'ultimo minuto di questo campionato per raggiungere il nostro sogno. Dobbiamo concentrarci e pensare positivo fino alla fine. Manca veramente poco, quindi sarebbe da stupidi buttare via tutto adesso. Dobbiamo crederci perché penso che questa squadra abbia le potenzialità, come ha fatto vedere fino adesso, di arrivare e rimanere lì in alto fino alla fine e di meritarsi questo posto e questa classifica. Quindi lavoreremo fino all'ultimo minuto per rimanerli in alto. Ci sono varie partite all'interno della partita, è normale che i cambi possano influire e dovrebbero influire positivamente su tutte le squadre, perché è una cosa positiva. Purtroppo per noi loro sono entrati bene. Dovevamo chiuderla prima, dovevamo essere più brillanti negli ultimi metri e più decisi. Perché era una partita da poter chiudere prima. Il Sassuolo ci ha lasciato comunque tanti contropiedi che poteva sfruttare meglio dal primo all'ultimo giocatore. Quindi è fondamentale imparare da questa partita per le prossime, perché non dobbiamo più fare questi passi falsi, ovviamente, perché sarà un lottare fino all'ultimo minuto. Tutte le squadre vogliono ambire alle prime quattro posizioni, quindi sarà fondamentale per noi ragionare in questa maniera. Io credo che siamo una grande squadra, abbiamo potenziale, abbiamo dimostrato di essere uniti fino in questo momento, abbiamo fatto delle prestazioni importanti da più di un anno che giochiamo in maniera comunque positiva e sul campo e nella classifica si vede questa cosa, quindi ovviamente dobbiamo pensare di poterle vincere tutte. Cioè, siamo Milan e l'obiettivo è sempre quello, vincerle tutte. La Lazio è una grande squadra, in lotta con noi, in un periodo positivo, quindi non sarà facile. Hanno grandi giocatori all'interno della loro rosa, però penso che noi non siamo da meno, assolutamente. Anzi, dobbiamo dimostrare che siamo da Milan e che se vogliamo arrivare lì in alto dobbiamo lottare con i denti fino alla fine.